L'economia è sempre più di guerra. La doccia fredda della Rand Corporation. Russia, mandato d'arresto per la premier estone. Svizzera, dalle visioni di Davos alla plutocrazia. Approfondimento delle notizie, oggi in diretta alle 19.30, Levante. L'economia è sempre più di guerra. Un'enorme esplosione si è verificata in Iran, verso l'una, ora locale, tra le città di Sharekord e Buruyen. L'attacco ha preso di mira il gasdotto 65, considerato il principale del paese. L'esplosione e le sue conseguenze sono state così imponenti da essere visibili da una distanza di 60 km. Il tratto di gasdotto interessato fa parte dell'arteria principale che trasporta il gas naturale dalle raffinerie del Golfo Persico verso le principali città, tra cui Teheran, Esfahan e Qom. Secondo la prima ricostruzione della compagnia di bandiera National Iran Gas Company, si sarebbe trattato inequivocabilmente di attacco terroristico. Nel dettaglio, due distinti atti di sabotaggio. Successivamente, il direttore del dispacciamento, Saed Agili, ha dichiarato che l'incendio è stato domato e che non vi sono conseguenze per la rete del gas iraniana. Sempre l'Iran ha pubblicato un video in cui un modello della base aerea israeliana di Palm Akim, che ospita F-35, viene colpita via terra e via mare con missili balistici di precisione. Contemporaneamente, il maggiore generale iraniano Hossein Salami rendeva noti i grandi progetti della Repubblica Islamica in materia di guerra a distanza. Abbiamo una potenza navale senza pari. I missili e le navi iraniane sono dotati di tecnologie di intelligenza artificiale estremamente precise. Oggi possiamo spostarci da Bushehr alle coste americane, ha concluso il generale durante una cerimonia. Intanto l'esercito israeliano ha lanciato nuovi attacchi sul Libano con aerei da combattimento nella provincia meridionale di Nabatieh. La protezione civile libanese ha affermato che almeno 4 persone sono state uccise e 11 ferite in 2 raid sulle città di Souaneh e Adshit. Nel fu bel paese, in congruità con l'articolo 11 della Costituzione, alle commissioni competenti di Camera e Senato è stato presentato un disegno di legge che intende approvare il programma per l'acquisizione del carro armato Leopard A8 da parte dell'esercito italiano. Il programma, della durata complessiva di 14 anni e del valore di 8,25 miliardi di euro, già finanziato per quasi metà, prevede l'acquisizione di 132 unità nella versione da combattimento e 140 in quella speciale. L'unica buona notizia, si fa per dire, è che il carro armato sarà prodotto in Italia, alla Spezia. Fra i partner coinvolti figurano Leonardo e Rheinmetall. E l'economia di guerra è servita. La doccia fredda della Rand Corporation. Gli Stati Uniti dovrebbero rinunciare all'idea di allungare la guerra tra Ucraina e Federazione Russa, perché questa avrebbe conseguenze negative, se non irreversibili, sull'economia di Washington. Questa, con altre parole, la raccomandazione espressa dall'ultimo rapporto della Rand Corporation, noto pensatoio legato al Pentagono. Le conseguenze di una lunga guerra, che vanno dai persistenti rischi di escalation elevata ai danni economici, superano di gran lunga i possibili benefici, scrivono gli analisti del think tank. Aggiungendo che, in poche parole, se la guerra dovesse continuare a lungo, l'Ucraina potrebbe perdere anche altre fette di territorio. L'analisi della Rand Corporation suggerisce inoltre che la strategia di Anthony Blinken è troppo strettamente focalizzata sul controllo territoriale dell'Ucraina, che non è la cosa più importante per gli Stati Uniti. In conclusione, scrivono gli esperti, evitare una lunga guerra dovrebbe essere prioritario rispetto a facilitare un maggiore controllo territoriale ucraino. Pertanto, si legge ancora sul rapporto, sono 4 i passi che gli Stati Uniti possono muovere per cambiare le cose. Chiarire i loro piani per il futuro sostegno all'Ucraina, assumere impegni per la sicurezza del paese,
rilasciare assicurazioni sulla neutralità ucraina e stabilire le condizioni per l'alleggerimento delle sanzioni per la Russia. Così, mentre le marionette europee continuano imperterrite con la narrazione antirussa, il capo dell'antidiplomazia europea, Joseph Borrell, spinge per promuovere il 13° pacchetto di sanzioni, lasciandosi scappare che l'economia russa è più resiliente di quanto ci aspettavamo. Dobbiamo affrontare la realtà per quella che è, evitando però di chiarire il concetto. Il diplomatico, di ritorno da Kiev, ha dichiarato che l'UE ha già fornito all'Ucraina 88 miliardi di euro in aiuti, tra cui 28 miliardi in supporto militare. Nel frattempo, il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato alla Duma di Stato che la Russia è pronta per una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sulla realtà sul campo. Da Washington, invece, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, già internazionalmente noto come Sleepy Joe, intervenendo al Campidoglio, ha chiesto ai deputati: starete dalla parte dell'Ucraina o da quella di Putin? Starete con l'America o con Trump? E la nave da guerra va verso il vecchio continente. Russia, mandato d'arresto per la premier estone. La stampa occidentale, imboccata dalla russofobia che impera ormai in quasi tutti i governi europei, è più che mai convinta. Mosca si prepara all'invasione. L'allarmismo la fa ormai da padrone sulle prime pagine delle principali testate del vecchio continente, che recitano tutte lo stesso mantra. Occorre armarsi al più presto per prepararsi alla guerra o, nella migliore delle ipotesi, per riuscire a dissuadere il Cremlino dalle sue presunte velleità belliche. L'ultima nazione a lanciare l'allarme è stata ieri l'Estonia, i cui servizi di intelligence hanno assicurato che la Federazione Russa avrebbe intenzione di attaccare il fianco orientale della NATO entro i prossimi 10 anni. Dichiarazioni queste rese note lo stesso giorno in cui Mosca ha emesso un mandato di arresto proprio per la premier estone, Kaja Kallas, a cui il Cremlino imputa azioni ostili contro la Russia e la sua memoria storica. Una decisione motivata dalle recenti distruzioni di statue e monumenti commemorativi della Seconda Guerra Mondiale, quando il paese baltico era parte integrante dell'Unione Sovietica. Per l'Estonia, così come per la Lituania e la Lettonia, quei monumenti non sono altro che i simboli di quella che considerano a tutti gli effetti come un'occupazione militare da parte di Mosca. Per il Cremlino, invece, Tallinn starebbe semplicemente cercando di eliminare tutte le tracce di un passato comune, dimenticandosi di come furono proprio le forze sovietiche a liberare l'Estonia e le altre repubbliche baltiche dal dominio nazista. Svizzera, dalle visioni di Davos alla plutocrazia. Più di 40 tra i banchieri più potenti d'Europa si riuniscono da 73 anni per 2 volte all'anno in un hotel di lusso per discutere sulle politiche di finanza globale. È quanto riporta il Financial Times, secondo cui l'ultimo incontro, organizzato dal poco conosciuto Institut International d'Études Bancaires, sarebbe avvenuto alla fine di ottobre a Zurigo, nel sontuoso hotel Dôle des Grands, alla presenza di alti funzionari, tra cui sicuramente il ministro delle finanze svizzero, Karin Keller-Sutter, e i governatori di alcune delle principali banche centrali. Il gruppo non ha un sito web e i suoi componenti, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni non sono resi pubblici. Il forum, della durata di 3 giorni, oltre allo scambio di idee tra i maggiori finanziatori del vecchio continente, prevede cene di gala, escursioni e shopping di lusso. Secondo quanto riferito in anonimato da alcuni membri, il segretissimo club non sarebbe come Davos, dove chiunque può partecipare, ma molto più esclusivo. Fondato a Parigi nel 1950 dai capi di 4 istituti di credito, Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique e Amsterdamse Bank, il club si prefigge di migliorare i movimenti internazionali di capitali e combattere i controlli valutari, a fronte di una maggiore interferenza da parte dei governi nazionali nel sistema finanziario. In altre parole, se gli obiettivi sono raggiunti, saremo in una plutocrazia. Alla prima riunione presero parte i capi di 30 banche. Gli argomenti delle discussioni si sono diversificati nel tempo, dalla necessità di aprire filiali nelle colonie, l'impatto degli accordi di Bretton Woods,
fino all'entrata dell'euro, il crescente mercato dei derivati e le operazioni bancarie moderne. Sarà una coincidenza che sempre nell'anno di fondazione dell'elitario club dei banchieri usciva l'ultimo romanzo di Cesare Pavese, La Luna e il Falò, in cui l'autore piemontese scriveva: «Gli ignoranti saranno sempre ignoranti, perché la forza è nelle mani di chi ha interesse che la gente non capisca».